Dal punto di vista degli enti locali, il patrimonio immobiliare è una bestia dormiente, una risorsa sottoutilizzata. Noi abbiamo necessità di approvare piani di valorizzazione. Intendendo per valorizzazione estrazione di valore dal patrimonio, non semplicemente alienazione. Dunque utilizzare tutti gli strumenti a disposizione di partenariato pubblico-privato per inserire gli asset patrimoniali nell'ambito di programmi e piani di sviluppo che consentano di migliorare i servizi a cittadini e ad imprese. Per fare queste attività noi abbiamo necessità di intercettare il mercato dei servizi per la valorizzazione del patrimonio. Nell'ambito di una linea specifica, l'ANCI, in collaborazione con la Fondazione IFEL, ha attivato un progetto che si chiama Obiettivo Patrimonio. Nell'ambito di questo progetto, della piattaforma che abbiamo costruito, abbiamo aperto un canale di dialogo con il mercato della consulenza e dell'assistenza, grazie al quale noi riusciamo a capire quali sono gli standard di efficienza nei servizi utili a promuovere e attuare questi piani di valorizzazione. Un tavolo di lavoro congiunto sui temi della valorizzazione del patrimonio immobiliare, congiunto intendo fra pubblica amministrazione, operatori, mercato, autorità, è sicuramente utile perché consente di condividere un linguaggio comune, cioè di far dialogare i vari soggetti sui problemi di ciascuno, che sono problemi di tipo burocratico-amministrativo, di procedure per quanto riguarda il mondo pubblico, sono problemi di sostenibilità finanziaria ed economica delle valorizzazioni del settore privato e appunto attraverso questo confronto e questo scambio è possibile da una parte condividere un linguaggio condiviso, dall'altro scambiarsi buone pratiche, conoscere problemi, approfondire temi, effettuare analisi, individuare soluzioni a questioni che possono essere dirimente ai fini dei piani della valorizzazione.